Buongiorno dottor Vittici, piacere di conoscerla, buongiorno. Altrettanto. Oggi ci facciamo accompagnare da lei nei luoghi più suggestivi del paese. Subito, dove ci troviamo? Qui come potete vedere ci troviamo nella piazza principale del paese. Questa si chiama Piazza della Libertà, a cui è stato aggiunto il nome di Padre Brevi recentemente. Chi era Padre Brevi? Padre Brevi era un cappellano degli Alpini che nell'ultima guerra è stato imprigionato e addirittura nei gulag russi e poi è stato liberato piuttosto tardi. Quindi è per quello che hanno aggiunto come così, come una personalità eclatante del paese, hanno aggiunto questo nome. Quindi qui siamo in Piazza della Libertà. Abbiamo il Palazzo Comunale. Abbiamo l'oratorio poco più sopra, abbiamo l'asilo infantile in nido, qui abbiamo la nostra parrocchiale. La parrocchiale dedicata a San Giovanni Battista. Giovanni Battista, infatti. È una parrocchiale che data da parecchio. 1494 l'atto di fondazione, dico bene? Ha studiato, si vede. No, bravissima. 1494. Approvo. Ecco, 1944, ma non era così, era molto più piccola naturalmente, però sono stati fatti diversi lavori. Poi nel 1500, a metà del 1500 è stata consacrata. Poi nel 1600 hanno costruito il campanile. Il campanile è stato costruito con la pietra di Bagnatica, lei non lo sa, ma... No, questo non lo sapevo. A Bagnatica c'è una pietra speciale, amici? C'era una pietra speciale. Allora, fino al secolo scorso c'erano le cave, appena dietro il colle di San Giovanni, c'erano le cave delle pietre. E allora andavano parecchio di moda, tant'è vero il nostro campanile, ripeto, è stato costruito con quelle. È stato costruito... La chiesa di Ponte San Pietro, è stato costruito la torre lì di Bergamo del centro e quindi poi venendo arrivando il cemento armato eccetera, piano piano è andato scemando l'attività, però ancora oggi si possono vedere le vestigia di questa cava. Ecco, lei mi parlava della chiesa di San Pietro, io so che è l'edificio più antico del paese, quindi direi che possiamo andare a dare un'occhiatina, anche se intanto sento che ci sono delle voci in lontananza. Lei mi parlava dell'asilo, secondo me ci sono dei piccoli amici che vogliono salutare le nostre telecamere. Intanto noi, dottore, proseguiamo il nostro viaggio. Andiamo. Dal cuore del centro di Bagnatica ci siamo spostati di qualche passo per raggiungere l'edificio più ricco di storia del paese. Si tratta appunto della chiesa di San Pietro. Sì, chiesa di San Pietro, ho detto giusto, è veramente l'edificio più ricco di storia. Tant'è vero che le prime note, la prima pergamena che si conosce è del 1014, quindi poi non si sa bene, forse era una cappella all'inizio, poi è stata ingrandita e a metà del 1300 faceva parte della parrocchia di Costa di Mezzate. Poi è stata consacrata verso il 1005. Però il cambiamento è avvenuto a metà del 1700, quando dalla Costa di Mezzate è stata postata alla parrocchiale di Bagnatica, per cui adesso è a Bagnatica a tutto titolo. La chiesa è un classico romanico bergamasco. Internamente la chiesa di San Pietro è una vera e propria sorpresa. Internamente possiamo ancora osservare il pavimento originario che ci racconta il tempo, la storia di questo luogo. La gente di Bagnatica, la chiesina di San Pietro ce l'ha nel cuore. Infatti anche in questi tempi si fanno delle funzioni religiose e soprattutto si fanno parecchi matrimoni proprio per l'atmosfera intima, calorosa che c'è in questa chiesina.
e soprattutto qui troviamo anche un indizio di quello che è lo stemma di Bagnatica. Sì, dello stemma di Bagnatica, che è un falchetto e che è stato copiato da questa pietra, da questo bassorilievo, e è stato disegnato sul confalone del comune. Ma non solo questo si trova, poi abbiamo anche dei bellissimi affreschi del 1003, oddio l'autore è ignoto, però ci sono diverse Madonne con bambino, c'è un altare che è centrale, che è molto bello, ci sono delle statue lignee. E poi dobbiamo ricordare anche la statua di San Pietro degli Angeli, che una ventina d'anni fa sono state trafugate, poi fortunatamente sono state ritrovate con gran festa, ovviamente di nuovo ricollocate su questo altare. Il soffitto è a quadrettoni, e naturalmente è stato fatto una trentina di anni fa, perché il tempo purtroppo è stato piuttosto cattivo, insomma, e quindi adesso però abbiamo questo nostro gioiellino che vale la pena di vedere e vale la pena di frequentare. E che soprattutto rimane nel cuore dei tanti bagnatichesi. Dottore, noi adesso da questo luogo del cuore di Bagnatica ci spostiamo alla primissima casa bagnatichese. Amici, Casa Capra, questo è il nome dell'abitazione di cui vi parlavo. A più che dell'abitazione sembra quasi un museo, vero dottore? Ma infatti lo possiamo considerare un museo. Ora ricordiamoci che questa è la casa più antica del paese, data 1400, quindi poi è stata un po' rifatta e ristrutturata, però è rimasta quella terrazza molto bella con quelle colonne e con quei capitelli che sono veramente stupendi e meravigliosi. E poi qui c'è anche una chiesina, perché amici, pensate, questa famiglia ha conservato tutto nel più minuzioso dei dettagli. E infatti c'è una chiesina anche perché uno dei 23 figli di questa famiglia era un sacerdote che adesso è scomparso, mentre invece dobbiamo ricordare una figlia che è suor Bertilla Capra, la quale attualmente è direttrice dell'Ebrosario di Bombay, e lei va in tutti gli slam di Bombay, raccoglie i ragazzi, raccoglie gli adulti eccetera che sono affetti da questa bruttissima malattia e li porta nel suo ospedale. E questa signora, questa suora, ha anche lavorato con Madre Teresa. Ma infatti per me anche lei è una santa in terra, perché io l'ho vista lavorare nel suo lebrosario, lo fa con una passione veramente da bergamasca, insomma, e quindi è stupendo vederla. Tutto il bello di questa casa è proprio all'interno, perché come vi raccontavo ci sono ancora tutti i dettagli che ci portano indietro nel tempo, e quindi io direi di entrare, perché so che ad accoglierci c'è proprio la signora Anna Maria Capra, che ormai è rimasta l'unica, no, non perché gli altri non vivono ancora, ma è rimasta l'unica abitante di questa casa. È giusto conoscerla. Sono Andiamo. Persone che veramente hanno fatto la storia del paese. Amici, siamo ospiti di Anna Maria, che ci ha gentilmente accolto vicino al suo focolaio, vicino anche al pozzo, vero dottore? E certo, anche perché Bagnatica, dal nome stesso, si può intuire che qui l'acqua non manca. Tant'è vero che l'etimologia di Bagnatica è balneatica, si pensava ci fossero dei bagni, no? E tutte le case più antiche qui di Bagnatica hanno un loro pozzo che è sempre attivo, c'è sempre acqua, acqua pura, acqua freschissima, e quindi la siccità qui da noi sarà un po' difficile averla. Anna Maria, lei è la figlia di colui che ha scritto questa meravigliosa cartolina, perché qui, amici, abbiamo un vero e proprio documento storico. Il papà di Anna Maria ha vissuto la guerra del 15-18 e proprio in quel periodo ha scritto una cartolina ad un amico. Questa cartolina, nel corso del tempo, tantissimi anni dopo, è stata ritrovata presso un mercatino, vero? Un mercatino di Verdello, dagli alcuni amici di Costa Mezzate, i quali hanno notato che c'era
il nome Capra Carlo, in primo momento sembrava che fosse il Don Carlo, invece poi abbiamo scoperto dalla data che invece era il mio papà. Ha quasi dell'incredibile questa storia, perché degli amici di Anna Maria hanno riconosciuto la calligrafia del papà e hanno quindi portato ad Anna Maria questa cartolina che è tornata a casa Capra dopo tantissimi anni. Infatti si chiamava Rocca del Colle allora, Bagnatica. Eh sì, e qui vediamo Rocca del Colle 13/4/1933. Ha voglia di leggere quello che c'è scritto? Sì, e anche hanno fatto pagare la multa. Come la multa? Sì, guarda qui, perché qui ha scritto davanti e dietro il mio papà. E non si poteva scrivere sia davanti che dietro? No, non si poteva scrivere davanti e dietro, però poi ho notato che quelli della posta hanno sbagliato anche loro, perché hanno messo il timbro del 32. Allora dovevo far pagare la multa anche a loro. E così abbiamo svelato anche il retroscena di quei tempi. Anna Maria dunque inizia con signor dottore Renato, scriveva ad un dottore. Un dottore che deve essere un suo amico di Trieste, il 13/4/1933, Rocca del Colle. Signor dottor Renato, non dimenticherò mai la giornata passata in compagnia di lei e dei fedeli amici alpini, Ravenna e a Lugo e poi a Bologna. E viva gli alpini volontari triestini, salutandola cordialmente, buona Pasqua a lei e all'intera sua famiglia. A nome mio saluterai i fedeli amici alpini Sgubbi, Nino e Filippo. E poi c'è qui una stretta di mano, Capra Carlo. Poi c'era una cosa che non riuscivo a capire bene. Allora con il Don Carlo siamo andati con la lente a scovare che cosa fosse questa dicitura. E che cosa avete scoperto? Avevo scoperto che questa dicitura voleva dire che se gli affari vanno male, il corpo non deve patire. L'unica medicina è il decotto di cantina, il vin d'Anjou e il raspandré. Oh, ma che meraviglia! E qui abbiamo davvero un vero e proprio documento storico, una storia meravigliosa, quella di questo papà, una storia che è stata riscoperta tanti anni dopo. Anna Maria, io la ringrazio per averci accolto a casa sua. Dottor Vitici, al nostro itinerario manca un tassello, un piccolo percorso naturalistico. Dove andiamo adesso? È un grosso tassello per noi di Bagnatica. Andiamo al Casello San Marco. Insieme al mio accompagnatore questa mattina sto percorrendo quel tratto di strada che ci porta in un punto importante per Bagnatica, per i bagnatichesi, ma non soltanto per i bagnatichesi. Si tratta del Casello San Marco, punto di ristoro, punto anche di relax per tutti coloro che vogliono fare un piccolo itinerario naturalistico, come vi raccontavamo stamattina. Sì, questo è un po' il top dell'evasione. Quando la domenica pomeriggio non si sa cosa fare, si viene al Casello San Marco. Siamo a circa 500 metri dal paese, però qui ci troviamo subito nel verde, ci troviamo subito nel bosco. Il casello molti anni fa non era altro che un deposito di attrezzi agricoli. Poi il comune l'ha acquistato e l'ha mutato nella costruzione odierna e l'ha messa a disposizione di tutti i cittadini, che non hanno soltanto il casello, ma hanno anche tutto questo meraviglioso anfiteatro che scivola verso il comune e poi si espande nella pianura padana. Proprio ai piedi del Monte Tomenone. Dottor Vitici, io la ringrazio per questo bellissimo itinerario, grazie, mi addentro, grazie, in bocca al lupo anche a lei, mi addentro amici, perché ad aspettarci c'è l'associazione che cura, organizza e si occupa di questo meraviglioso luogo. Andiamo.